Buonasera a tutti. L'Atalanta batte la Roma 3-1 e quindi arriviamo a 9 sconfitte in campionato, più 4 in Europa League e una in Coppa Italia, fanno 14, sono veramente tante. Campionato in sostanza su 31 incontri ne abbiamo persi 9, in sostanza ogni 3 gare perdiamo una, un po' questo è il dato su cui riflettere, che ci dice che questo gruppo, insomma, complessivamente non è certamente un gruppo molto affidabile nei tornei, diciamo, a lunga scadenza, a lunga gittata. È un gruppo più adatto a una competizione, diciamo, a tappe, come può essere appunto l'Europa Liga di quest'anno, dove comunque abbiamo già perso 4 volte, che comunque è tanto, ragazzi, eh. Oh, quindi ricordiamo le sconfitte con Ludogorets, con Real Betis, con il Salisburgo e con il Feyenoord. Allora, innanzitutto andiamo a dire una cosa, la classifica dopo questa sconfitta che è complicata anche da analizzare e da spiegare, perché secondo me è molto immeritata. Allora vi dico subito, dopo 31 turni che si è concluso, il 31esimo turno si è concluso questa sera. Napoli 78, Lazio 61, Juventus 59, Roma Milan 56, sono appaiate al quarto posto e si incontreranno sabato 29 aprile, nel big match di sabato. Poi c'è l'Inter a 54, che quindi vincendo ad Empoli per 3-0 la doppietta di Lukaku ha rosicchiato 3 punti alla Roma. L'Atalanta è a 52, al settimo posto, ma non mi sembra assolutamente una squadra che potrà entrare fra le prime quattro. Allora, la Roma ha aggiorno lo score, 17 vittorie, 5 pareggi, 9 sconfitte, 43 gol fatti, 29 gol subiti. Perfetto. Perfetto. Fatto un cazzo. E dunque, Roma in campo, quindi con questa sera con Patricio, Mancini, Bagnet, Llorente, che poi sono infortunati entrambi, Mancini e Llorente. Celic a destra, un giocatore che poi un giorno Thiago Pinto sarebbe anche curioso di chiederglielo proprio, ma cosa avete visto in Celic che va così colpito da portarla alla Roma? Cioè, qual era la Mi sembra un giocatore così mediocre sia dal punto di vista fisico che tecnico. Vabbè. Boe, Cristante, Zaleski, Pellegrini, Solbakken, Ebram. L'Atalanta ha risposto con Sportiello, Toloi, Dimfiti, Scalvini. Infatti anche lui è uscito infortunato. A un certo punto del secondo tempo, Zappa Costa, De Ron, Ederson, Mele, Koopmeiners, Pasalic e Zapata. Arbitrato malissimo il Rati di Pistoia, ma non è una novità, che non dà il rosso su Palomino, che era subentrato proprio al citato Dimfiti, fa un'entrata nel secondo tempo omicida su Dybala. Speriamo che non, non Dybala abbiamo visto zoppicare vistosamente fino a fine partita, entrata dall'orto diretto e il mediocre Rati ha optato per il giallo. Entrato veramente male Palomino. Diciamo che primo tempo, secondo me, la Roma ha fatto la partita con un 55% tra l'altro di possesso palla. L'Atalanta un tiro in porta con Mario Pasalic, dove si comincia a vedere praticamente cosa vuol dire non avere Llorente, Smalling al centro della difesa, e poi dopo purtroppo questa sensazione viene confermata in modo clamoroso in occasione del secondo gol, che è un gol che raramente si vede in Serie A, con un calcio d'angolo battuto da destra, di sinistra a rientrare. Colpisce di testa, adesso non mi ricordo quale giocatore, ha un mezzo metro, forse neanche un metro, in posizione centrale davanti al portiere. Tra l'altro riesce nell'impresa di tirare addosso al portiere, ma
è qualcosa che è raro veramente. Io sto pensando, non, io non ricordo un gol in Serie A. Sì, poi Patricio para, la palla finisce a Toloi che tira, Llorente ci mette la testa, la palla va dentro. Ma io ho un calcio d'angolo battuto a rientrare in quel modo, proprio perfettamente a centro aria, così vicino al portiere, e un giocatore che indisturbato va col piede di testa. Io sinceramente ci sto pensando, ragazzi. Se voi lo ricordate, scrivetemelo. 2-0, con una Roma che nel frattempo aveva inserito l'artiglieria pesante con i vari Matic, Dybala, Pinazzola, Sciaravi, sono entrati praticamente tutti. Troviamo il 2-1 con una bella azione, con un tacco di Belotti che prolunga per Pellegrini, che fa quella cosa che io tante volte predico: arrivata a livello, tirate in porta, no? Tira, no? Tira, tira, tira e segna. 2-1, è al 73esimo, mi pare, sul capovolgimento di fronte, cioè sulla ripresa del gioco, è passato un minuto. La palla facilissima, abbiamo visto, purtroppo, lunga. Llorente la lascia a Patricio, che fa il patatrac. È stato durissimo Federico Nisi nel commento di questo errore. Ha detto che alla Roma serve un altro portiere l'anno prossimo, eccetera. Ha addirittura paragonato questo errore a un errore, vecchio errore del portiere Goicoechea, ma secondo me è stato un infortunio tecnico, nel senso che lui, non per volerlo giustificare, perché si sbaglia purtroppo. Io mi ricordo anche le belle parate però di lui Patricio. Lui Patricio non è che si può dire che è un Goicoechea, no? È uno che in un arco di una stagione purtroppo un paio di volte fa delle cazzate come le fanno tutti, però ti salva anche tanti risultati, a cominciare da quello fondamentale dello scorso anno a Tirana contro il Feyenoord, nella finale di Conference, dove con due grandissime parate nel secondo tempo ha blindato il vantaggio di Zaniolo. Io penso che lui sostanzialmente deve solo, è uscito, deve solo prendere, impossessarsi, insomma, del pallone, ma gli sfugge, va la palla su Koopmeiners che tira e mette dentro il terzo gol a porta vuota. Io penso che lui è andato sul pallone più pensando a chi dare palla, cosa fare una volta che pone in mano, ci è andato troppo sicuro in sostanza, che all'intervento che stava per fare, cioè al gesto molto semplice che doveva fare, cioè quello di prendere palla, di bloccare la palla. E purtroppo questo momento suo di deconcentrazione, di sufficienza, forse anche amplificato dal fatto che la Roma aveva appena segnato, quindi c'era voglia di ripartire subito, di far ripartire subito l'azione con la Roma che sarebbe andata chiaramente alla ricerca del pareggio, e è arrivato il 3-1. Poi in questa serata stortissima c'è stato anche un palo clamoroso su punizione di Pellegrini, un palo interno con la palla, non ha voluto proprio saperne di entrare. Poi c'è stato anche l'infortunio di Llorente nel finale, che abbiamo visto molto sofferente, e Dybala che col più passavano i minuti più doppicava per effetto del brutto fallo di Palomino. Quindi una serata proprio storta. E, ecco, io la vedo proprio come una serata storta, con una squadra che era un po' stanca a livello atletico, a livello nervoso si vede che erano un po' prosciugati anche dai supplementari giocati col Feyenoord, eccetera. Adesso avremo un po' di tempo per cercare di capire un po' che squadra mettere in campo col Milan in questa partita importante, dove direi che anche Llorente non sarà della partita, insomma, in difesa ci sono dei bei problemi. Senza Smalling abbiamo visto che tutti i difensori perdono qualcosa, manca proprio il padrone di casa, ecco, il ministro della difesa, manca, come vi posso dire, il conducador, quello, il direttore d'orchestra, ma anche l'uomo di forte personalità che dà
sicurezza, trasmette sicurezza non solo poi ai suoi compagni di squadra, ma anche ai tifosi stessi, perché Smalling è veramente una sicurezza e continuo a dire, no, anche alla luce dell'errore che ha commesso nell'ultimo turno di Europa League con la maglia del Manchester United, Maguire, che il CT inglese è incomprensibile come trascuri un giocatore come Smalling. Ebram, io ormai il discorso è questo. Ormai è inutile analizzare perché io me la caverò sempre, ormai ho deciso in tutte le partite in questo modo, cioè speriamo che Ebram ritorni ad essere il giocatore che abbiamo visto lo scorso anno, perché non, è inutile analizzare la situazione. Oggi durante il primo tempo a me mi è venuta da fare questa riflessione, no? Cioè, ma sembra. Avete visto quando si organizza una partita, no? Al campetto del quartiere, no? E ci sono diversi giocatori, insomma, discreti che giocano magari nei campionati, anche amatoriali, per dire, dilettanti, quello che volete, no? Poi c'è un ragazzo che, come posso dire, magari non è proprio in perfetta efficienza fisica e psicologica, cioè, ha qualche problemino, insomma, ma comunque tutti gli vogliono bene e si fa giocare anche magari centravanti, perché per coinvolgerlo, no, nella vita del quartiere, nell'avvenimento sportivo. Cioè, sono arrivata a questa conclusione, a fare questo pensiero qua, insomma, tenete conto, cioè, ragazzo che ha un po' anche di problemi motori, ecco, diciamola così, no? Che comunque uno fa giocare nella squadra perché è giusto che partecipi, eccetera. Quindi, se io sono arrivato a fare questa considerazione, ho pensato, è inutile analizzare quello che fa Ebram in campo quest'anno. Io me la caverò da oggi in avanti con la frase: speriamo che Ebram torni quello dello scorso anno, perché diventa veramente anche doloroso per me sottolineare certi errori, certi movimenti veramente incomprensibili che fa certe volte. Butta la palla in avanti con due giocatori davanti, se capisce cosa vuole fare, non riesco proprio a capire. Anche dei colpi di testa a volte sbagliati in modo così clamoroso, così. È veramente inspiegabile la metamorfosi di questo ragazzo. Abbiamo perso quest'anno due partite con l'Atalanta e due partite con la Lazio. Due partite con l'Atalanta molto sfortunate tutte e due, soprattutto la prima proprio dominata, ma anche stasera abbiamo fatto la partita, non meritavamo assolutamente di perdere. Ma evidentemente quest'anno questa squadra ci porta rogne, non lo so, ci porta male. Però non è che posso tacere su una cosa, che questa Atalanta qui è la lontana parente dell'Atalanta che abbiamo ammirato negli ultimi anni. Quindi mi sembra molto strano, che guarda caso, dopo che c'è stato quel problema di doping, di presunto doping per Palomino, questa squadra a me sembra che abbia smesso di correre, che tra l'altro oggi ha fatto una partita piuttosto cinica. Sono loro, entrano duro, sono molto spigolosi, ma questi incorrono più, ragazzi. Cioè, penso che la partita l'abbiamo vista, giocano a sprazzi. Sono anche difesi molto, sembrano proprio un'altra squadra. Evidentemente i metodi di allenamento e di preparazione alle partite negli ultimi tempi devono essere molto cambiati, perché io non riconosco assolutamente l'Atalanta dello scorso anno e degli anni precedenti, come non la riconoscevo già nella gara d'andata, dove l'Atalanta è stata dominata, come dicevo prima, e meritava di perdere. Ma è stata proprio fortunata contro la Roma quest'anno questa squadra. Questa è una partita che va archiviata al più presto. Certamente la situazione fisica di questa squadra è precaria. Abbiamo Smalling infortunato, Wijnaldum infortunato, Dybala che è precario, Llorente che si è infortunato, Mancini anche lui ha preso dei colpi.
Quindi col Milan bisognerà vedere un attimino cosa ti riesce a fare. Certo, arriva in un momento sbagliato questa partita perché il Milan è una squadra forte, una squadra in salute che certamente ci metterà molto in difficoltà, perché è chiaro che un giocatore come Leao, insomma, si può creare dei grossi problemi sicuramente con le sue ripartenze. Poi il 3 maggio Monza-Roma. Il 6 maggio Roma-Inter, sono partite impegnative, ragazzi. Anche Monza-Roma, visto il momento che sta attraversando il Monza, è una partita da prendere con le molle. Poi c'è la semifinale con il Bayer Leverkusen. 14 maggio Bologna-Roma, che sarà la prova generale della trasferta poi di Leverkusen il 18 maggio, poi 21 maggio Roma-Salernitana, poi seguono le ultime partite del campionato. È sarà un maggio, fine aprile, maggio piuttosto impegnativo, e in questo momento l'imperativo numero uno è preservare anche l'integrità fisica di Dybala, che tra l'altro stasera non era molto ispirato, ha sbagliato anche un gol non da lui, c'era una palla respinta dal portiere che doveva solo mandare verso la porta, invece forse con troppa precipitazione ha colpito male, ha calciato addosso a un difensore, ma completamente fuori dallo specchio. Poi c'è stato anche un altro tiro da buona posizione che ha tirato alto. Non era proprio in serata, non so bene in quali condizioni fisiche fosse. Poi aveva un colpo veramente duro da Palomino, è andata anche bene secondo me. E poi ripeto, è inutile attaccarsi agli arbitraggi perché quello era un fallo da rosso diretto, però insomma, il Rati, vi ho già detto che lo conosciamo bene. Tra l'altro non va al VAR a vedere questo fallo, c'è anche questo da dire. Il VAR non interviene, fallo pericolosissimo, veramente da spezzare una caviglia quello, per quanto è stato scomposto nell'entrata Palomino. Quindi diciamo che cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno, ecco, mettiamola così. Siamo in semifinale d'Europa League, in posizione di classifica siamo rimasti al terzo posto, al quarto posto, scusate, insieme al Milan, e abbiamo il vantaggio di giocarci in casa questo, tra virgolette, incontro diretto, spareggio, chiamiamolo così, col Milan. Vediamola così. Mancano ancora diverse partite per sistemare le cose per quanto riguarda il campionato. Mourinho, non so se avete notato che era molto tranquillo questa sera in panchina, e quello scalmanato era Gasperini, perché tutti dicono che Mourinho è scalmanato, e cioè Gasperini sembra molto più scalmanato di Mourinho, proprio perché sapeva che, cioè, questa sconfitta, diciamo la verità, è un po' nell'aria, nel senso che più che nell'aria, pure da mettere in preventivo, perché con tanti titolari fuori, giocatori infortunati, una squadra che aveva giocato i supplementari, una squadra che si era sfinita contro il Feyenoord per arrivare alla semifinale, ci poteva stare, ecco, ci poteva stare. Una battuta d'arresto, non però nel modo in cui è maturata, perché fin dall'inizio della partita, proprio dal calcio d'inizio nel primo tempo, abbiamo visto una Roma che ha cercato di giocare, di tenere in mano il pallino del gioco, di imporre la propria personalità all'Atalanta, che ha fatto una gara quasi di contenimento nel primo tempo. Poi erano pericolosi nelle occasioni che hanno cercato di sfruttare, forse anche per colpe, per nostre deficienze difensive, appunto legate ai motivi di cui parlavo prima. Ma mi sembra che siano stati un po' fortunati negli episodi, sia all'andata che al ritorno. Evidentemente quest'anno doveva andare così. Comunque, archiviamola questa sconfitta. L'errore di Patricio, ripeto, cosa vuoi analizzare? È una palla talmente semplice che non c'è una chiave di lettura che vada oltre quello che io ho detto, cioè un momento di, tra virgolette, assenza di concentrazione, di approccio superficiale a un
Lui per me voleva prendere velocemente la palla e stava già guardando a chi darla, a chi rilanciare per riavviare l'azione, non si spiega. Però mi sembra ingeneroso, come ha fatto Federico Nisi, dare così contro al nostro portiere, perché vi ricordo sempre che quando arriva questo errore stiamo perdendo 2-1, non è che stavamo 0-0, insomma la partita andava gestita in un'altra maniera da prima, insomma. Mourinho penso che ha fatto quello che doveva fare, cioè lui aveva il dovere di far riposare dei giocatori. Tra l'altro, io non so manco se l'avrei messo in campo Dybala questa sera. Io forse l'avrei. Avrei anche sacrificato la sconfitta di Bergamo per preservare Dybala e farlo riposare in vista del Milan, dove direi che ci servirebbe, perché adesso dovrà avere questo colpo che ha preso dal primo minuto. Lui ha cercato sull'1-0, ha visto che l'Atalanta, tutto sommato, non era niente di che, ha cercato di riprendere il risultato, come io tra l'altro pure pensavo che l'avremmo ripreso, penso un po' tutti l'abbiamo pensato alla fine del primo tempo, poi quando abbiamo visto entrare i Matic, Dybala, Spinazzola e tutta questa gente qua, abbiamo pensato che saremmo riusciti almeno a pareggiare. Ma così non è stato, quindi è andata così, sarà una serata storta, non la prima sicuramente di quest'anno. E purtroppo la morale è sempre la stessa, no? Cioè la Roma ha 5-6 ottimi giocatori. Giocatori sono veramente di alto livello, no? Cioè Smalling, Matic, Spinazzola, Wijnaldum, Dybala, gli altri, io ci metto anche Rui Patricio. Gli altri, Zaleski, però gli altri sono buoni giocatori, ecco, sono buoni giocatori, non è molto equilibrata, quindi se entra Bove, se entra Celik, capite, Ebram, questi giocatori purtroppo sono inferiori agli altri, quindi complessivamente è un sistema la Roma che ha delle lacune, no? Quindi come posso dire, come un macchinario che ha però delle parti che non funzionano molto bene, e queste anomalie non fanno funzionare bene la macchina nel suo complesso. Quando ci sono quei 6-7 giocatori molto forti e gli altri sono in ottime condizioni fisiche, atletiche, a tutti hanno forti motivazioni perché la partita è molto importante, eccetera, la Roma può fare molto bene. Quindi questa non è una squadra che in campionato vi dovete aspettare grandi cose. È una squadra percorsa a tappe, come dicevo prima. Cerchiamo quindi di arrivare all'ultima tappa, capito, in prima posizione. Parlo naturalmente dell'Europa League, e poi piano piano bisogna rinforzare il gruppo, bisogna rinforzare la squadra, perché è evidente che poi i problemi di cui andiamo a parlare, è chiaro che sono sempre gli stessi, no? Questa cronica difficoltà ad andare in gol, eccetera, eccetera. È andata così, Atalanta batte Roma 3-1, vediamo un po' di preparare al meglio la gara interna col Milan, speriamo di poter ritrovare la maggior parte dei giocatori più importanti di questa squadra in buone condizioni fisiche per contrastare una squadra come il Milan, che in questo momento è in grande forma. Grazie per l'attenzione e buonanotte.